Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Steffi Handmade. Oggi andremo a realizzare il coprispalle Melissa. Questo coprispalle, vedete, ha le maniche, sono maniche molto ampie. È un pannello di 1,20 m di lunghezza e un 45 cm di altezza. Vedete? Vi faccio vedere dietro. Questa è l'altezza del pannello. È stato chiuso da un lato e dall'altro per formare le maniche. Questa è l'ampiezza della nostra manica, è una manica molto larga, è molto comodo, molto caldo. L'ho realizzato con una microfibra molto, molto morbida. E ora vi lascio al tutorial e buon lavoro, ci vediamo dopo. Ciao! Eccoci qua con il nostro corrente, un gomitolo Honda. Della 3 sfere, sono 100 grammi per 350 metri, è un 100% acrilico e si lavora con l'uncinetto 3-4. Il numero del gomitolo è 9509 e questo è un grigio, vedete? Che ha delle sfumature e arriva anche al bianco. Ve lo faccio vedere meglio. Ecco, vedete? Vedete, ha del grigio scuro. Vedete, grigio scuro, grigio chiaro, grigio ancora più chiaro, un grigio perlato. Arriva anche al bianco. È molto sfumato e molto molto bello. Ha un cambio di colore molto bello e non ha uno stacco tanto grande. Poi ci occorrerà un uncinetto del numero 4. Non so se si riesca a vedere. Ora vi avvicino la telecamera. Spero che si riesca a vedere. Un paio di forbici e un ago per infilare le codine all'interno della nostra lavorazione. E questo è tutto il nostro occorrente. Ora andiamo al tutorial. Eccoci qua. Io ho fatto 16 catenelle perché questo lavoro è un multiplo di 4. Poi ne aggiungiamo una perché faremo una maglia alta all'inizio e una alla fine con lo spazio, più 3 catenelle, una, due e tre, che sostituiscono una maglia alta. Contiamo una, due, tre. Andiamo nella quarta e facciamo una maglia alta. E facciamo una maglia alta per ogni catenella. Ci vediamo alla fine della riga. Arrivata alla fine della riga delle maglie alte, dobbiamo fare 3 catenelle, una, due e tre, una di separazione. Giriamo il nostro lavoro, carichiamo il filo, non andiamo nella prima, ma andiamo nella seconda maglia e facciamo 4 maglie alte, una, 2, 3 e una 4. Una catenella di separazione, saltiamo la maglia alta, questa maglia alta qua, e andiamo in quella successiva e facciamo di nuovo 4 maglie alte, una, 2, 3, 4. Una catenella, saltiamo di nuovo la maglia alta sotto, andiamo in quella successiva e facciamo di nuovo 4 maglie alte, 2, 3 e 1, 4. Ora qua, siamo qua alla fine, c'è ancora questa che è l'ultima maglia alta e le 3 catenelle che avevamo fatto all'inizio. Allora, di nuovo, come abbiamo fatto in partenza, una catenella di separazione, carichiamo il filo e entriamo nella terza catenella, una, due e
Questa è la terza. E facciamo una maglia alta. Ok? Questo è il nostro lavoro. Aspettate che ve lo rimpicciolisco un po'. Ecco qua. Vedete, qua ci sono gli spazi dei nostri blocchi, i nostri blocchetti. Ora dobbiamo fare così. Una catenella, giriamo il lavoro, entriamo all'interno del nostro buchetto e facciamo una maglia bassa. Facciamo una, due, tre, quattro. Entriamo di nuovo nel nostro buchetto e facciamo una maglia bassa. Di nuovo una, due, tre e quattro. Entriamo nel nostro buchetto e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4. Entriamo nel nostro buchetto, di nuovo maglia bassa e facciamo una maglia bassa nella terza catenella. 1, 2, 3. Entriamo nella terza catenella. E facciamo una maglia bassa. Visto? Questi sono gli archetti dove poi noi ci agganceremo con le maglie alte. Ora, 3 catenelle, una, due, tre. Giriamo il lavoro. Carichiamo il filo e facciamo 4 maglie alte, una dentro all'archetto, 2, 3 e una 4. Poi, come avevamo fatto prima, facciamo una catenella di separazione, qua non c'è più bisogno di contare, carichiamo il filo e entriamo di nuovo nel nostro archetto. 1, 2, 3, 4, catenella di separazione e di nuovo 1, 2, 3 e 1, 4. Catenella di separazione, sempre carichiamo il filo, entriamo nella maglia bassa che avevamo fatto nel giro precedente. Carichiamo e facciamo una maglia alta. E questa sarà sempre la nostra maglia alta finale e questa sarà sempre la nostra maglia alta iniziale. E questi sono i due giri da continuare a fare. Ripetiamo, allora adesso finito il giro di maglie alte, facciamo il giro di maglie basse, di catenelle, scusate. Una catenella, giriamo il lavoro, maglia bassa all'interno del nostro buchino. 4 catenelle, una, due, tre, quattro, entriamo nel buchino e facciamo una maglia bassa. Di nuovo, una, due, tre, quattro. Entriamo qua, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, maglia bassa. Contiamo 1, 2, la terza. Entriamo e facciamo una maglia bassa. E questa maglia bassa sarà l'aggancio della nostra maglia alta da questa parte qua. Dunque, 3 catenelle, scusate, una, due, tre. Giriamo il lavoro, carichiamo e di nuovo 4 maglie alte. Una, due,
4, una catenella, una, due, tre e 4, una catenella, una, due, tre e 4, una catenella e nella maglia bassa che avevamo fatto prima entriamo, aspettate che mi è scappato il filo, entriamo e facciamo una maglia alta. Questo è il nostro lavoro. Questi sono i nostri blocchetti, vedete? Qui c'è la riga delle maglie alte e qua agganciata, questo è l'aggancio delle nostre maglie alte, dove ci sono le catenelle. Ok? Sono, allora, qua abbiamo iniziato con la riga di maglie alte. Abbiamo fatto 3 catenelle più una che è quella di separazione. Ok? Poi abbiamo fatto 4 catenelle. Siamo entrati nella quarta catenella, nella quarta maglia. 4 catenelle nel buchino, 4 catenelle e nel buchino. Una catenella. E poi siamo entrati, abbiamo fatto una maglia alta. Scusate, stavamo parlando delle catenelle. Una catenella e siamo entrati all'interno della terza catenella della maglia alta che avevamo fatto. Poi di nuovo le maglie alte, 3 catenelle più una, maglie alte, 4 maglie alte all'interno del nostro archetto. Una catenella di separazione, 4 maglie alte nell'archetto, una di separazione, 4 maglie alte, una catenella di separazione e siamo entrati direttamente nella maglia bassa che avevamo fatto. E di nuovo abbiamo fatto una catenella, una maglia bassa nel nostro buchetto, 4 catenelle, una maglia bassa, 4 catenelle, una maglia bassa, 4 catenelle, una maglia bassa e il lavoro è sempre lo stesso in verticale. Questo è il nostro tipo di lavoro. Eccoci alla fine del pannello. Allora, arrivati qua, è l'ultima riga. Ora facciamo la riga di maglie alte. Facciamo le 3 catenelle, giriamo il pannello e lavoriamo così. Carichiamo il filo. Qua, all'interno del nostro archetto, buchino, c'era lo spazio di una catenella. Dunque prendiamo il filo, entriamo nel nostro buchino e facciamo una maglia alta. Che è la sostituzione, cioè riprende di nuovo la catenella che abbiamo saltato. Poi facciamo le 4 maglie alte, una, due, tre e 4. E ora nello spazio facciamo una maglia alta. E andiamo così fino alla fine della nostra riga. Facciamo le maglie alte sulle maglie alte e una maglia alta qua nella catenella di separazione. Ok? Ci vediamo dopo. Eccoci qua. E ora siamo arrivati alla fine del nostro lavoro. Qua abbiamo chiuso la nostra lavorazione. Anzi, vi faccio vedere una cosa.
Allora, qui abbiamo fatto l'ultima maglia alta che era quella all'interno del nostro spazio. Ora dobbiamo fare così. Carichiamo il filo, entriamo nella terza catenella, una, vedete qua, una, due e tre. Perché sennò poi non arriva, cioè non si chiude bene il lavoro. Facciamo la nostra maglia bassa e la nostra catenella, scusate, tiriamo il filo e chiudiamo. Tagliamo il nostro filo e ok. E ora la parte del nostro pannello è finita. Allora, prendete il pannello, lo mettete per lungo, nella parte proprio della lunghezza e lo piegate a metà. Lo mettete dalla parte del dietro, cioè i punti, il retro, non il davanti, ok? E lo unite così. Ok, poi vi faccio comunque vedere come si cuce e lo unite. E io ho unito 21 blocchetti partendo non dalla riga delle maglie alte, ma dalla prima riga di blocchetti che avevamo fatto esattamente dopo la maglia alta. Ok, dopo la riga di maglie alte. E ne ho uniti 21. Arrivati al 21esimo, prima ho fatto, sono andata dal bordo fino al 21esimo blocchetto e dal 21esimo sono ritornata indietro chiudendolo di nuovo qua nel nostro bordo. Ora vi faccio vedere come si fa a cucire il nostro lavoro. Ok, ora dobbiamo fare così. Iniziamo inserendo l'ago per poter bloccare il filo, ok? All'interno dei nostri punti cerchiamo di agganciarlo in un punto dove non si vede. Ok. Ora questo lo lasceremo un pochettino più lungo, poi lo chiuderemo alla fine. Ok, prendete un pezzo un po' lungo di filo in modo tale da non averne, cioè di averne abbastanza, perché sennò poi non riuscite a finirlo. Allora, ora qua ci sono le nostre asoline. Questa è la maglia alta. Qui ci sono delle asoline, ok? Vedete? Allora entrate nelle due asoline. Allora io non sono tanto brava a cucire perché non mi piace. Dunque, se voi volete fare volete fare la cucitura con l'uncinetto, fatelo, perché io lo faccio giusto perché non mi piace, non voglio fare una cosa con uno scalino, e allora la faccio giusto per avere un lavoro piatto. Ok, ora siamo andate dalla parte opposta, ora iniziate a prendere una catenella, cercate di prenderne una in modo tale da non piegare il lavoro. Vedete? Non so se si vede, magari ve lo ingrandisco un po'. Ok.
qua. Ce ne sono due perché siamo nella parte in questa parte qua dove abbiamo fatto le due la chiusura, scusate, della nostra riga. È andata avanti prendendo l'asolina. Ok. Prendete l'asolina, prendete e cercate di prendere le asoline in modo tale da non abbiate paura di tirare un pochino perché si compatta meglio. Vedete? Qua sono nell'ultima. Vado qua e vado avanti qua è il punto dove ci sono i punti leggermente un po' più spessi perché sono il giro, la chiusura e la riapertura del giro. Ok? Vedete? Spero che di cucire bene perché, cioè, più che altro questa cucitura io la uso, ma più che altro per voi. Se no, poi magari con l'altra manica vediamo vi farò vedere come si fa con l'uncinetto. Ora, da questa parte si vede la cucitura. Vi faccio vedere. Vedete? Forse si vede qua, ma è una piccola parte. Più che altro che il lavoro ora, vabbè, ora è mollo perché comunque non è ben tirato, perché comunque deve essere tirato. Però quando poi avete finito il lavoro vedrete che non si stacca niente, ok? Andate avanti così fino al segno che vi siete presa. Ecco qua il coprispalle finito, vedete? Questa è la parte della schiena, la schiena viene ben coperta. Vedete? Ha queste maniche molto ampie, vedete? Dove sotto ci potete mettere magari anche un giacchino invece che tenerlo solo con la maglia. Potete anche usare un giacchino un po' più pesante da coprirvi bene e con le maniche così ampie non vi darà fastidio. Questo è il nostro lavoro finito, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per avere le notifiche ogni qualvolta io posto un nuovo video. Ci vediamo al prossimo tutorial e buona giornata. Ciao!